un ospedale più funzionale, adatto ai nuovi bisogni dei malati. Così il direttore dell'AUS di Piacenza, Luca Baldino, alla posa della prima pietra del blocco B del nosocomio di Fiorenzuola. 7.700 metri quadrati divisi in 4 piani che ospiteranno 104 posti letto, un nuovo reparto di riabilitazione dove si terranno lezioni legate all'Università di Parma, uffici e ambulatori. Oggi, 13 febbraio 2016, possiamo finalmente dire che è una bella giornata. Una bella giornata perché si sta costruendo il nuovo ospedale di Fiorenzuola, sarà il nuovo padiglione B, ma complessivamente a chiusura di lavori sarà l'ospedale più nuova della regione Emilia-Romagna e questo non è un male con le aree che tirano. Sul territorio del comune di Fiorenzuola sorgerà inoltre una casa della salute dove potranno ricevere cure persone affette soprattutto da malattie croniche. Una casa della salute è il luogo in cui noi andremo a concentrare i servizi territoriali ma soprattutto in cui incominceremo a sviluppare un qualcosa che oggi viene fatto solo in parte ed è la medicina d'iniziativa. Noi dobbiamo smettere di stare nei nostri ospedali, nei nostri ambulatori, aspettando che l'utente si presenti col suo problema per risolverlo e dobbiamo incominciare ad andare a cercare l'utente che ha determinate patologie o che potenzialmente potrà avere determinate patologie per riuscire a intercettarlo. Questo noi lo faremo con gli operatori sanitari, con i medici di medicina generale dentro la casa della salute. La casa della salute è quindi il luogo in cui saranno presenti i medici di medicina generale o comunque che si rapporterà con i medici di medicina generale sul territorio, in cui verrà fatta la medicina iniziativa, in cui sarà fortemente potenziata la specialistica, in particolare quella specialistica che è funzionale ai percorsi di cura sulla cronicità, cardiologia, le spirometrie e così via. I lavori dovrebbero durare 20 mesi e costare intorno ai 10 milioni di euro, a cui vanno aggiunti 5 milioni per adattare il blocco A, mentre il cantiere del B sarà attivo. Presenti alla posa il sindaco di Fiorenzuola Giovanni Compiani, l'assessore regionale Sergio Venturi, il sottosegretario all'economia Paola De Micheli e il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che ha annunciato l'arrivo di 91 milioni di euro nel 2016 da utilizzare nella sanità regionale. Per la regione Emilia-Romagna sono poco meno di 100 milioni di euro di aumento quest'anno, oltre agli 8 miliardi che ci arrivavano, e con quei fondi, oltre a intervenire sui nuovi LEA, il costo dei nuovi farmaci, c'è però anche lo spazio di avere alcune decine di milioni di euro per investirli, come faremo ad esempio qui nell'ospedale di Fiorenzuola. Presente alla posa della prima pietra con cartelli di protesta anche un gruppo di persone del comitato contrario al progetto di ricostruzione dell'ospedale. Abbiamo tanti dubbi, non secondariamente quelli di carattere economico, perché i 10 milioni di euro che sono stati stanziati serviranno per le strutture, ma ci mancano poi tutte le varie attrezzature, letti, armadi e attrezzature per gli ambulatori.